Uomo. Bianco. Statura media. Capelli scuri. Occhi castani. Età indefinibile. Camionista. Nessun segno particolare. Consumatore occasionale di alcol e droga. È ossessionato dal sesso e dalla pornografia. Detesta le vecchie prostitute. Gli ricordano la matrigna. Ne ucciderà 9. Va bene. L'assassino che cercate sono io. È inutile continuare a mentire. Ho ammazzato 9 donne, ma erano tutte battute. Le odiavo. Faccio un'opera buona. Erano vecchie, brutte. Costavano meno e mi richiamavano alla mente la mia matrigna. Non so cosa mi prendesse nel momento in cui decidevo di ucciderle. Posso solo dire che si scatenava in me qualche cosa che mi spingeva e mi ha spinto in maniera assolutamente irresistibile ad uccidere. Io non ho interesse che si cerchi di capire perché ho fatto quello che ho fatto. Ma io intanto le ho ammazzate e non so perché. Sono superficiale e me ne sbatto. I serial killer hanno tutti un problema con il narcisismo. Inadeguati, ai margini della società, incapaci di provare affetti sinceri, per loro uccidere rappresenta una rivincita, un momento impagabile di onnipotenza. Per questo, una volta che hanno cominciato, non smettono più, in una continua sfida agli investigatori. Per questo, spesso si vantano dei loro delitti. Catturati, ne raccontano compiaciuti tutti i particolari. Arrivano perfino ad attribuirsi più vittime di quanti ne abbiano davvero ucciso. Per questo accettano di partecipare alle indagini, di collaborare, di mostrare quello che hanno fatto e dove lo hanno fatto. Così da essere ancora una volta protagonisti, avere un pubblico che li ascolta attentamente. Loro che nella vita nessuno ha mai considerato. Giancarlo Giudice. Nato a Torino l'11 marzo 1952. Cresciuto in collegio. Abbandona la scuola in seguito. Fuma da quando ha 13 anni. Orfano di madre. Un padre assente. Ama le macchine e la velocità. Non ha mai praticato sport. Non ha amici. Non frequenta ragazze. C'era qualcuna che mi piaceva, ma non riuscivo a dirglielo. Non era per timidezza. Per me non aveva senso niente. Non mi importava niente. È accusato di aver violentato e ucciso 9 prostitute. Il 22 marzo del 1989
viene condannato all'ergastolo, in primo grado. Condanna ridotta in appello in 30 anni di reclusione, più 3 in un manicomio criminale. Il delitto perfetto non esiste, ma succede che un assassino possa pensare il contrario. Credere di poter ammazzare qualcuno e non venire scoperto. Basta che quel qualcuno sia debole e indifeso, che viva ai margini della società, che nessuno lo vada a cercare una volta scomparso. Si può uccidere un senza tetto, nessuno verrà a chiedere sue notizie. E i bravi cittadini chiameranno la polizia solo quando avranno paura che l'assassino possa colpire anche loro. Oppure si può uccidere una prostituta. Torino, 29 dicembre 83. Un'auto abbandonata viene trovata lungo la Stura. È stata data alle fiamme. Durante la rimozione cadono dal pianale alcuni resti anneriti. Sono resti umani. Il cadavere semicarbonizzato di una donna. Un unico elemento. L'auto. Una bianchina. È stata rubata. In un garage di via Cravero. Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre 1983. Torino, 8 gennaio 1984. A mezzi Po, vicino una scarpata lungo la superstrada di Chivasso. Una domenica pomeriggio, Oreste Piatti, un abitante della zona, è in bicicletta. Ad un tratto, da un avvallamento, vede spuntare qualcosa. Sembrano delle gambe. L'uomo pensa ad un manichino abbandonato. Poi, una volta rientrato a casa, si ricorda di un particolare. Le unghie dei piedi erano laccate di rosso. Non può essere un manichino. È un cadavere. Si chiamava Annunziata Pafundo. Bionda, alta 1,50 m. Una prostituta di 45 anni, già nota alla questura. La prostituta rappresenta un oggetto quasi sacrificale della violenza omicida, perché la prostituta non richiede un mio investimento psicologico. Nella relazione con la prostituzione io non sono obbligato ad amare, neppure a provare sentimenti, neppure compassione. La prostituta è la fruizione dei corpi, che sviluppa anche una sensazione di potere, il potere di pagare e il potere di ubbidire. Io posso farti ubbidire. Nel rapporto con la prostituta c'è un rapporto di potere più che un rapporto sessuale. Due morti orribili. Bisognerà aspettare un anno prima che qualche elemento in più possa aiutare a capire. Torino, 2 aprile 1985. Domenica pomeriggio. Strada di Settimo. Nel punto in cui il Po sta per confluire nella Stura, un pescatore vede riemergere dall'acqua un cadavere. E a faccia in giù, coperto di fango. Una donna, corporatura minuta, di età non definibile. Il corpo è semiputrefatto. Addosso solo una maglietta scura, arrotolata alle ascelle. Il cadavere viene identificato.
è Giovanna Bicchi, 64 anni. Una prostituta dal passato turbolento. Passano solo 10 giorni e una scena simile riappare di fronte agli occhi degli inquirenti. 12 aprile. Il torrente Stura restituisce il cadavere di Addolorata Benvenuto. 47 anni. Torinese. Un'altra prostituta. Viene trovata con indosso solo un corpetto elastico e delle calze. Apparentemente è morta per annegamento. Gli strumenti di cui la polizia scientifica poteva usufruire all'epoca degli omicidi di cui stiamo parlando erano sicuramente le impronte digitali che venivano cercate sulla scena del crimine, era sicuramente l'analisi di tracce ematiche che poteva aver lasciato l'assassino nell'occasione dell'omicidio commesso in quegli anni e la ricostruzione della scena del delitto con rilievi fotografici che a distanza di tempo ovviamente servono per farci un'idea su quello che è avvenuto in quel luogo. In pochissimi giorni altri due cadaveri. Ma ancora nessuno immagina che quelle morti in verità sono legate a doppio filo. Solo nella primavera successiva si fa strada l'ipotesi di un serial killer. Una primavera nera per la cronaca di Torino. In due mesi altri 4 delitti. Altre 4 donne trovate uccise a distanza di pochi giorni. ...2 marzo 1986. Villareggia, provincia di Torino. Il guardapesca Franco Gotta, 35 anni, durante il solito giro di perlustrazione del canale De Pretis, recentemente prosciugato, nota qualcosa di diverso. Proprio lì, sul fondale. È un cadavere. Accorrono sul luogo la mobile e il comando dei carabinieri di zona. Una donna, vestita solo da una maglietta e un paio di collan marroni. Ha i polsi legati da un filo elettrico azzurro. Lo stesso filo, sul torace, la ancora ad un pesante gancio di ferro. La data della morte risalirebbe ad una 20 di giorni prima. L'identificazione dei cadaveri annegati dipende ovviamente dal periodo di permanenza in acqua, dalla temperatura, dal tipo di fauna che c'è nell'acqua, quindi dipende da molte variabili. In genere, per quella che è l'esperienza nostra, già dopo 2 o 3 settimane i caratteri, la fisionomia è completamente persa, si perdono i tessuti molli e quindi c'è uno stato di avanzata decomposizione che compromette un po' l'identificazione visiva. Questo non vuol dire che non si possa identificare questa persona, quindi le strutture dentarie, i tessuti che avranno ancora un po' di DNA, le strutture ossee e a volte anche i polpastrelli potranno essere conservati ancora in maniera idonea per poter effettuare una identificazione certa. Le impronte digitali vengono identificate. La vittima è Maria Corda, 44 anni, torinese, madre di 3 figlie. Prostituta. Per i carabinieri, forse si tratta di un maniaco che, dopo averla seviziata, ha voluto disfarsi del cadavere. Ma c'è un particolare. Il pesante gancio da rimorchio che l'ha trascinata sul fondo del canale. Forse è un omicidio premeditato. Alla fine del mese, un altro macabro scenario. Diverso,
ma altrettanto orribile. 27 marzo 1986. Strada dell'Arrivore. Quartiere Barca Bertolla. Periferia nord-est di Torino. Qualche giorno prima, una baracca per attrezzi, vicino alla stura, era stata bruciata. È nell'orto di Potito Camarca, un tranviere. Sembra opera di vandali, una bravata. Ma tra le ceneri dell'incendio vengono trovati alcuni resti carbonizzati. Un tronco umano. Pochi elementi per i carabinieri e la polizia. Tra i resti, un giaccone nero, di taglia media. Alcune tracce di gasolio e un reggiseno a fiorellini rossi. 2 aprile 1986. Santià, canale De Pretis. Emerge dall'acqua il corpo di un'altra donna. Probabilmente fra i 30 e i 40 anni. Anche questo putrefatto. Un'altra vittima anonima. Nessun documento. Ma anche questa donna è stata legata con un filo elettrico. L'idea che un serial killer uccida in provincia di Torino non è più solo un'ipotesi. Ma diversi gli scenari di morte. Diverso il modus operandi dell'assassino. E molti cadaveri non ancora identificati. Una lista nera, destinata ad allungarsi. ...23 maggio 1986... via 20 settembre, numero 10. Venerdì sera, Franco Fossore trova il corpo nudo, senza vita, della zia Clelia Mollo nella sua abitazione. Completamente nuda, giace supina sul letto. A terra, il reggiseno e gli slip neri. È stata uccisa, strangolata, con una calza di nylon rossa. 58 anni, torinese, originaria della provincia di Cuneo. Clelia Mollo è una prostituta. Faceva la vita nella zona di Piazza Solferino. È facile che una prostituta diventi la vittima di un'aggressione, perché spesso lavora a contatto con gente piena di problemi, perché lo fa in posti isolati, di notte, da sola. Perché se anche sparisce, non sono in tanti a darsene pensiero. E nella mente di un killer, una donna che vende sesso e finte emozioni non è un essere umano, ma solo un oggetto. Una cosa che usi finché ti dà piacere e che poi getti via. Oltre 100 casi di omicidio all'anno in Italia sono irrisolti e in molti di essi la vittima è una prostituta. Nella cronaca di Torino, dunque, 8 omicidi irrisolti. Prostitute che continuano a scomparire nel nulla, nel buio della notte. Tra gli investigatori della mobile di Torino, guidati da Piero Sassi, si diffonde l'idea più agghiacciante. Quella di un mostro che colpisce donne di vita, un po' avanti negli anni. Un profilo difficile da definire. Perché l'assassino uccide sempre in modo diverso? È uno solo il killer o sono più mani ad uccidere? Si diffonde la paura. Il mostro è in giro e continua a colpire. In un mondo, quello delle prostitute, che vive nella paura ogni giorno.
il mondo della periferia torinese, che di notte prende vita. Una città sotterranea, degradata, diversa dalla Torino che in quegli anni, di giorno, conosce la crescita economica delle sue industrie. Spesso è la bravura degli investigatori a interrompere una catena di delitti, ma ci sono anche storie in cui l'assassino l'hanno interrogato e poi lasciato andare, senza sospettare di nulla. Giancarlo Giudice lo fermano per caso, come è successo per tanti altri serial killer. Giugno 1986. Una pattuglia della polizia stradale di Alessandria si avvicina ad una Fulvia coupé parcheggiata lungo l'autostrada A26 vicino Santiago. All'interno un uomo è seduto sul sedile posteriore. Si masturba. Si chiama Giancarlo Giudice. Celibe, camionista, pregiudicato per porto illegale d'armi, furto, diserzione dal servizio militare e reati contro la persona. Con sé ha due pistole, una Browning calibro 7,65 e una calibro 22. Oltre alle armi, alle numerose munizioni, a tre rotoli di nastro adesivo, gli agenti trovano anche una borsetta con dentro una patente intestata a Maria Rosa Paoli e il libretto di circolazione della sua Fiat 500. Ma soprattutto gli agenti notano un asciugamano e il sedile anteriore destro dell'auto sporchi di sangue. Condotto negli uffici della polizia stradale di Monferrato, è interrogato sui motivi di quegli oggetti trovati e soprattutto sul sangue nella sua auto. Dopo qualche ora, Giancarlo Giudice confessa di aver ucciso quel giorno stesso Maria Rosa Paoli, una prostituta. Va bene. L'assassino che cercate sono io. È inutile continuare a mentire. Ho ammazzato 9 donne, ma erano tutte battute. Le odiavo. Faccio un'opera buona. Erano vecchie, brutte. Costavano meno. E mi richiamavano alla mente la mia matrigna. Giudice lo trovano nella sua macchina, seduto sul sedile posteriore, indaffarato in un piacere solitario. Ma è impossibile lasciarlo andare, perché addosso ha pistole e coltelli, perché c'è del sangue nell'auto, sulla tappezzeria, su un asciugamano. Lui confessa subito di aver ucciso una donna, una prostituta, e si offre di accompagnare gli inquirenti nel luogo dove ha scaricato il corpo. In cima alla collina Le Crose, sulla vecchia strada per Incisa, coperto da rovi e cespugli, è nascosto il corpo di Maria Rosa Paoli. Dopo averla caricata presso la zona del cimitero di Castello Dannone, Giudice si è appartato con lei in auto nei pressi di Rocchetta Tanaro, nella provincia di Asti. Qui, da distanza molto ravvicinata, le ha sparato calibro 22 in testa. A quel punto si è diretto verso la collina per lasciare il corpo sotto un cumulo di rovi e cespugli. Giancarlo Giudice non è il primo serial killer che ha ucciso in Italia. E dopo le imprese del mostro di Firenze, gli investigatori, con un mandato di perquisizione in mano, sanno cosa cercare. In casa sua bisogna trovare qualcosa che abbia a che fare con la violenza, il sesso e gli omicidi. Perché delitti come questi non nascono all'improvviso, ma si costruiscono con il tempo, si nutrono di fantasie perverse, di pornografia estrema, di manette e di armi. Il piacere del serial killer poi non finisce con il delitto. Continua anche dopo, quando l'assassino può rivivere la sua impresa, leggendo articoli di giornale o guardando immagini che colleziona come trofei.
Il piacere non sta solo nell'uccidere, ma nel rivivere le emozioni. Con oggetti e immagini, e magari qualcosa appartenuto alla vittima, trofei, souvenir. Questo occorre cercare nella casa di un sospetto serial killer. E questo è ciò che gli investigatori trovano. Il 29 giugno del 1986. Gli inquirenti entrarono nell'appartamento di Giancarlo Giudice in via Cravero. Si trovarono di fronte ad uno scenario inquietante. Una casa tappezzata di foto di nudi femminili. Diapositive di seni. Volti. E dettagli scabrosi. Un tappeto di riviste pornografiche su cui si camminava senza toccare il pavimento. Ricordo che questo particolare ha colpito tutti, perché il disordine può esserci in molte case, ma insomma non è un disordine così particolare. Io ho cercato parecchie volte di immaginare come doveva trascorrere il tempo di Giudice chiuso in quella casa, con quelle stoviglie, con quella letteratura, e mi sono convinto, cose di cui ho avuto un riscontro, che ci si trovava di fronte a un uomo solo, assolutamente solo. Ecco, io ricordo, di Giudice potrei dare questa definizione, la solitudine totale. Collage di foto di donne, spesso ritratte ammanettate o con un collan stretto intorno al collo. Riviste pornografiche di ogni genere. Grandi forbici. 5 pugnali e un coltello. Sporco di sangue. Collezioni morbose. Ritagli di giornali che parlano di omicidi. Pornografia è pericolosa da un punto di vista che nessuno di solito sospetta. È pericolosa perché desessualizza, dal mio punto di vista. Nel senso che se io ti faccio sempre vedere immagini pornografiche sempre più audaci, alla fine ti tolgo il desiderio, perché dopo che ho visto gli organi genitali, cosa devo vedere? Lo stomaco, l'intestino, che cosa mi resta da vedere? E quindi la pornografia compie un'azione sostanzialmente repressiva del desiderio, cioè lo disanima. Ma siccome il desiderio, lo sappiamo dall'origine del mondo, è sempre una forza rivoluzionaria, perché il desiderio anela a cambiare il mondo, quando io l'ho desessualizzato ho compiuto un'operazione che non esito a chiamare fascista. La pornografia è fascista perché abbatte il desiderio e quindi abbatte la voglia di cambiare il mondo. Sotto questo questa è la sua dimensione più tragica. Poi per il resto corpi nudi sono anche piacevoli, ma il problema è che crea della dipendenza, e questa dipendenza crea apparati ossessivi. Questi apparati ossessivi producono un escalation continuo, per cui bisogna vedere sempre di più di quello che si è visto, essendo la pornografia anche una dipendenza, e come tutti gli esseri che si drogano sanno che cos'è la dipendenza, ma soprattutto la dimensione di estinzione e avvitamento del soggetto in una dimensione ossessiva e compulsiva, che poi può anche tradursi poi in atti adeguati a questa forza di compulsione. Sulla parete accanto al letto, un calendario sexy. Gli agenti trovano diversi schizzi di sangue. Giudice ha scritto commenti osceni. Tutti volgari e alcuni violenti nei confronti dei meridionali. Fa sparire quella razza che quassù da noi si piazza. Nella tua grande gloria, falli fuori dalla storia. In casa,
Giudice ha anche corde, nastri isolanti, fili elettrici. Sono gli strumenti di cui si è servito per uccidere. In commissariato cercano di capire chi è quell'uomo di 35 anni, se ha dei precedenti. La prima nota sulla sua fedina penale risale al 1962, con la diserzione dal servizio militare. Nel 1975 lo hanno poi fermato per furto e l'anno dopo per la detenzione abusiva di un'arma da fuoco. Più tardi si scoprirà che da ragazzo si è fatto qualche anno di riformatorio e poi si scopriranno altre cose, ancora più interessanti. Dal carcere di Alessandria, Giancarlo Giudice viene trasferito in quello di Asti e poi nel manicomio criminale di Reggio Emilia. Qui, nella notte tra il 25 e il 26 agosto 1986, confessa al pubblico ministero Saluzzo altri 7 omicidi. Una confessione fiume. 8 ore. Una persona totalmente disinteressata e indifferente rispetto alle vittime, alla gravità dei fatti che aveva commesso e che andava confessando, soprattutto alle modalità efferate con le quali l'aveva commesso, soprattutto, secondo me, rispetto alla modalità più efferata di tutte, che era quella di aver ucciso alcune di queste donne tagliando loro la gola durante il congiungimento, ancora mentre era in corso l'atto sessuale. Quindi praticamente le sgozzava e lui continuava nell'atto sessuale. È una cosa che, nonostante la mia già rodata esperienza, devo dire, mi ha lasciato abbastanza colpito. Comunque, come dicevo, una persona assolutamente indifferente rispetto a quello che aveva fatto, rispetto alle vite che aveva tolto e anche rispetto al suo futuro. Totalmente disinteressato al punto di chiedere insistentemente di essere messo a morte. E chiedeva che gli fosse applicata la pena di morte e alle spiegazioni, che nel nostro paese per fortuna non c'è, diceva: bene, ma a me applicatela lo stesso, fate un'eccezione e applicatela a me, perché tanto io non ho nessun motivo per vivere, come non ho avuto, ecco qui ricordo questa frase, come non ho avuto nessun motivo per vivere fino adesso. Ho ucciso per impulsi che non saprei nemmeno io analizzare esattamente. Mi accadeva di perdere all'improvviso il controllo di me. Dopo ogni omicidio mi sentivo svuotato, senza energie, come un drogato senza droga. Mi addormentavo di piombo. Dormivo fino a tardi, pesantemente. Quando mi svegliavo poi mi sentivo di nuovo normale. Mi ricordavo di quanto era accaduto, ma quel ricordo non mi dava più nessun fastidio. Non ripensavo più alle vittime. Non mi è mai successo di essere assalito nemmeno da rimorsi. Questa è la verità. Tra i mesi di settembre e ottobre dello stesso anno seguiranno altri 5 interrogatori. 17 settembre, rileggendo il verbale, Giudice corregge il pubblico ministero. Dice che si sono dimenticati di trascrivere il 9° omicidio. 9, non 8. Ammette di avere grosse difficoltà a mettere in ordine cronologico i suoi omicidi, ma li racconta uno ad uno, non dimentica nessun dettaglio e nelle foto riconosce tutte le sue vittime. Ci vuole un mese prima che Giancarlo Giudice confessi. Il pubblico ministero che lo interroga in carcere gliene contesta altri 6. Oltre a quello di Maria Rosa Paoli, anche se non ha prove sicure. Giancarlo non solo conferma, ma racconta di aver ucciso altre 2 prostitute. Per gli stessi inquirenti è una sorpresa. Francesca Pecoraro, 40 anni, prostituta, siciliana, strangolata nella sua abitazione, bruciata in auto alla fine di dicembre del 1983. Il primo delitto di cui posso parlare è quello di una prostituta che caricai una sera verso le 23 in strada Settimo, angolo Viale Stura.
dove lavorava. Era una donna sui 40 anni. Le chiesi di venire a casa mia offrendole un compenso superiore rispetto a quello normale. Giunti a casa mia, avemmo un rapporto, durante il quale io la uccisi strangolandola. Ora non ricordo con quale strumento. Io mi servivo della prima cosa che mi veniva sotto mano. La donna era mezza svestita, così la coprì con un copriletto. Verso le 2:30 del mattino portai giù il cadavere. Lo caricai su un'autovettura, una bianchina che avevo rubato, dopo aver abbassato lo schienale posteriore. Andai fino al fiume di strada Settimo. Mi fermai in una stradina laterale. Lì diedi fuoco alla macchina con il cadavere dentro. Mi ero portato una tanica e un tubo. Aspirai la benzina dal serbatoio. Poi versai il contenuto della tanica all'interno dell'auto e sul cadavere. Avevo qualcosa dentro, come un bisogno di scaricarmi. Il difficile è la prima volta. Poi tutto viene automatico. Viaggiavo sul velluto. Per me è come una specie di furore. Non posso dire un vero piacere. Anche se, devo dirlo, ci trovavo un certo gusto. Del resto è per questo che lo facevo. Annunziata Pafundo, 48 anni. Prostituta. Strangolata in via Cravero. Gettata in un campo. Giovanna Bicchi, 64 anni, prostituta, strangolata in via Cravero, gettata nel Po. Addolorata Benvenuto, 47 anni, prostituta, torinese, accoltellata in un'auto, gettata in un torrente. Già la conoscevo, Addolorata Benvenuto. La contattavo sempre nella zona Lungodora. Ma quella sera non si era lasciata convincere venire a casa mia. Verso le 10:30, 11, ci appartammo lì vicino. Durante il rapporto ho estratto il coltello dai pantaloni abbassati. Ho aperto il coltello con una mano e l'ho messo di taglio sulla sua gola. Ho premuto con tutte e due le mani. Non morì subito. Si dibatté un poco. Poi non si mosse più. Andai via. Mi diressi verso il fiume, lì dove c'era una baracca. La scaricai dalla macchina e la trascinai fino all'acqua. Maria Corda, 44 anni, prostituta, torinese, strangolata, gettatis. Si chiamava Maria Corda, la conoscevo da molto tempo, la chiamavo zia. Prima della sera in cui la uccisi, altre volte andammo insieme. Spesso facevamo uso di spinelli, raramente cocaina. E qualche acido, tipo LSD. Quella sera, dal Lungodora Colletta, la portai a casa mia. Abbiamo bevuto del whisky e fumato. Mentre facevamo sesso, le legavo i polsi dietro la schiena. Poi la fotografavo boccone sul letto. Mi piaceva ritrarla in questa posa,
perché aveva un culone grosso. Poi l'ho strangolata. Penso che non se ne sia nemmeno accorta. L'ho infilata in un sacco a pelo che ho chiuso con la cerniera lampo. Caricai il cadavere sulla mia auto e mi diressi al canale De Pretis, sulla statale di Cigliano. Mi fermai proprio dove non c'era parapetto. A quel punto tolsi il corpo dal sacco a pelo. Lo attaccai ad un lupo. Uno di quei ganci per attaccare i rimorchi alla motrice. Lo buttai in acqua. Dopo pochi metri vidi il corpo andare a fondo. La donna aveva la solita roba, che ho bruciato in un altro posto. Maria Galfrè, 44 anni, prostituta, torinese, uccisa con un colpo di pistola in un'auto, bruciata in una baracca. Laura Belmonte, 67 anni, prostituta, di Biella, strangolata in via Cravero, gettata in un torrente con polsi e mani legate. Clelia Mollo, 58 anni, prostituta, torinese, strangolata nella propria abitazione, lasciata lì, sul letto. Maria Rosa Paoli, 37 anni, prostituta, uccisa in auto con due colpi di pistola, gettata per strada. Non è facile fare un profilo di questo assassino, a cominciare dal modo di uccidere. In 6 casi ha strangolato la vittima, in 1 l'ha sgozzata e per 2 volte ha sparato alla testa. Anche i comportamenti successivi al delitto sono cambiati, da un caso all'altro. 2 corpi li ha bruciati, senza però riuscire a renderli irriconoscibili. Altri 2 li ha abbandonati sul luogo dell'aggressione. 1 lo ha lasciato nello stesso appartamento della vittima. 1 altro l'ha scaricato nella neve. Tutti gli altri corpi li ha gettati in un corso d'acqua per farli sparire. Sui cadaveri non ci sono segni di accanimento o di violenza sessuale. È possibile legare tra loro gli omicidi perché tutte le vittime erano prostitute, non più giovani e nemmeno particolarmente attraenti. Forse nell'uccidere il giudice fantasticava. Immaginava di distruggere qualcun altro, qualcuno per cui covava un odio profondo. Gli investigatori decidono di usare, nel corso delle indagini, giudice. L'assassino. Il killer. Vogliono sfruttare la sua precisione nel ricordare, per ricostruire le dinamiche degli omicidi, per confrontarle con le perizie medico-legali effettuate al momento dei ritrovamenti. 22 marzo 1989. Gli uomini della mobile di Torino effettuano un sopralluogo in via Cravero, accompagnati dall'imputato. Giudice ricorda tutto. Ricostruisce nei minimi dettagli il tragitto della sera in cui uccide Maria Corda. Da via Cravero, la scena del crimine, fino a Villareggia, dove si è disfatto del cadavere. Poi gli agenti chiedono a Giancarlo Giudice di simulare la dinamica dei suoi omicidi. Nel corso dei vari sopralluoghi, insieme al giudice, venivano fatti anche esperimenti giudiziari, in quanto gli si chiedeva di
far appunto vedere come aveva ucciso la persona, come l'aveva trasportata, come era riuscito anche, vista appunto il suo fisico e visto anche il fisico delle persone che lui aveva ucciso, come riusciva a introdurle nell'auto, a scaricarle per poi lasciarle dove decideva di lasciarle. Per cui, essendo i manichini anche rigidi e tutto, in parecchie occasioni venivano chieste appunto queste prestazioni a noi, nel senso che uno di noi si metteva a disposizione e appunto il giudice faceva vedere come aveva colpito, come aveva strangolato e come poi se l'era caricata per metterla in macchina e trasportarla dove aveva deciso di abbandonarla. Giudice mostra il modo con cui ha strangolato le prostitute. Alcune da dietro, con un filo elettrico. Altre frontalmente, nel corso di un rapporto sessuale. Illustra la tecnica con cui le ha immobilizzate, il modo in cui le ha legate, come ha tagliato loro la gola, come ha avvolto i corpi dentro sacchi a pelo e coperte. Ricostruisce il trasporto dei cadaveri. Dall'appartamento, giù per le scale, fino all'automobile. Ma giudice ha ucciso anche in auto, nella sua Fulvia coupé. Agli agenti indica il modo, la posizione, con precisione, diligenza, freddezza, come sempre. Gli omicidi di Giancarlo Giudice non cominciano per caso, all'improvviso. Hanno radici lontane, negli abbandoni del passato, nella morte della mamma, in una matrigna odiata. È per questo che Giudice comincia ad allevare dentro di sé una belva assassina, feroce e letale. Giancarlo Giudice nasce a Torino, l'11 marzo del 1952. Una famiglia modesta, il padre primo, operaio alla Fiat. È un uomo rude, un alcolizzato. La madre, Lucia, sarda. Lavora saltuariamente come collaboratrice domestica, ma è gravemente malata di cuore. Il piccolo Giancarlo si occupa di lei. Giancarlo ha un'infanzia difficile, fatta di brutti ricordi. Prima in un istituto di suore, poi in un collegio, l'istituto Don Orione, a Fubine, in provincia di Alessandria. Mentre è in collegio, a 13 anni, sua madre muore. L'unica donna che abbia mai amato. Saprà che è morta soltanto a funerali avvenuti dal rettore dell'istituto. Nel 1966 Giancarlo si sente in colpa per la morte della madre. Tenta il suicidio a 14 anni. Quando la madre si è aggravata e il figlio è stato messo in collegio e poi ha appreso che la madre moriva lontano da lui, tutto questo può avere inciso in maniera pesantissima su di lui, facendogli intendere soltanto che lui era colpevole e al limite portando lui stesso a ritenere che ogni rapporto con la figura femminile fosse un rapporto pericoloso. Pericoloso perché comportava
il rischio di essere attratto e contemporaneamente respinto, e questo può aver indotto in lui una sofferenza che non è riuscito a padroneggiare, per sentirsi amato e nello stesso tempo disamato, e questo può averlo davvero segnato. Morta mia madre, è finito tutto. La sua morte ha determinato tutta la mia vita, anche gli omicidi. Forse tutto sarebbe stato diverso se non fosse morta. Giancarlo ha solo 13 anni e da tempo vive in collegio, ma di questo non dà la colpa a nessuno. La mamma non poteva badargli e poi lui era troppo irrequieto. Si cacciava nei guai e poi non gli piaceva studiare. È convinto piuttosto di aver contribuito alla morte della mamma, con tutti quei dispiaceri che le ha dato. È in classe quando Lucia muore. Ricorda che appena era stato chiamato in presidenza, lui aveva capito. Era preparato. Già aveva rubato in infermeria una manciata di pillole che più tardi avrebbe ingoiato, per togliersi la vita. Una lavanda gastrica e pochi giorni di ricovero e il pericolo era stato superato. Ma la ferita al cuore, quella, sarebbe rimasta per sempre. Alla morte della moglie, il padre ritira Giancarlo dal collegio. Ricorda che in quel periodo il padre frequenta diverse donne. Poi, un anno più tardi, nel 1967, il padre si risposa. Maria Rosa Fazio, una donna molto più giovane di lui. Giancarlo non la ama. Per lui è la cattiva della storia, quella che ha rubato il posto alla madre. È forse in quei giorni che la vita di giudice cambia, per sempre. È forse in quei giorni che comincia a guardare le donne con occhi diversi. L'ho sempre odiata, non la voglio vedere, è una stronza. Per me era meno che niente. Se n'è andata giusto giusto, prima o poi l'avrei ammazzata. Magari l'avessi fatto. Così non avrei ammazzato le puttane. È il 1976. Il padre decide di trasferirsi in Calabria con la moglie. Non sopporta più le continue tensioni tra suo figlio e sua moglie. Morirà di cirrosi epatica l'anno dopo. In uno degli interrogatori, Giancarlo dirà di non essere stato nemmeno avvertito della sua morte. E incolperà la matrigna per aver rovinato i rapporti tra lui e suo padre. E lo stesso giudice, che a un certo punto delle sue testimonianze, fornisce la chiave per capire i suoi delitti. Afferma che l'odio verso le prostitute è in realtà diretto contro la matrigna. Che forse, se avesse subito ucciso lei, le altre non sarebbero morte. C'è persino un momento, durante la prima perizia, in cui il semplice sentire il nome di Rosa Maria lo fa star male fisicamente. La stessa matrigna, durante le udienze, con Carlo, in un'occasione aveva cercato addirittura di violentarlo. Un atto in cui il desiderio c'entrava poco, piuttosto la voglia di infangare e distruggere. Morto il padre, giudice resta solo, a Torino, nell'appartamento di via Cravero. È un uomo solitario. Il suo è un modestissimo appartamento di periferia. Due stanze al primo piano di uno stabile popolare, nella zona del Regio Parco. Inizia a frequentare piccoli delinquenti di quartiere. Commette i primi reati. Finisce in riformatorio. E per brevi periodi
anche in carcere. Sul lavoro è sempre corretto. Non ruba per necessità. Non ha nessun amico. Solo conoscenti. È sempre stato riservato, cioè non ha mai parlato del passato, parlava piuttosto del presente, parlava di macchine, di motori, di cose che si potessero fare tra noi giovani. Voi avevate pensato che avesse alle spalle qualche cosa di oscuro, qualche cosa di preoccupante? Sapevamo dei suoi precedenti, ma per delle, cioè delle cose minime proprio, però non ci saremmo mai aspettati proprio che combinasse una cosa del genere. Noi quando l'abbiamo saputo siamo restati tutti male, c'è una cosa, una novità per noi. Giudice rifiuta l'amore. Crede gli sia impossibile amare. Dice di aver amato una sola e unica volta nella vita. Sua madre. Dice che l'amore fa soffrire. Non vuole intrusi nel suo mondo. Dirà in carcere, durante i lunghi colloqui con i periti psichiatrici, che sta bene da solo, ma al tempo stesso è una cosa che odia. Preferisce le prostitute, perché è meglio non avere affetti. L'uomo che va con le prostitute tendenzialmente è una persona che deve essere studiata, io penso, prima di tutto a livello psicologico, per vedere un po' com'è la sua visione interiore, le sue situazioni ed emozioni interiori. Però c'è anche un giudizio etico, un giudizio morale. È una persona che probabilmente non ha la capacità di costruire una relazione con l'altra persona in maniera molto creativa, molto colorata, come avviene nell'innamoramento, come avviene nelle relazioni d'amore, dove esiste un gioco anche di assenze e di presenze. Lui vuole semplicemente avere davanti a sé un oggetto da possedere per poter risolvere una pulsione che ha dentro di sé. È una semplificazione radicale della complessità, della ricchezza che è il rapporto con l'altra persona. Giudice si sente irrimediabilmente destinato alla solitudine. Beve e fa uso di droga. Hashish, cocaina, LSD. Sono gli anni Ottanta. Torino, insieme a tutta l'Italia, è tornata a respirare. Le Brigate Rosse sembrano ormai allo sbando, ancora capaci di sanguinosi attentati, ma prive di una direzione precisa. Non rappresentano più nessuno all'infuori di se stesse, del tutto lontane dal mondo politico e dalla realtà sociale. Torino, insieme a tutta l'Italia, è tornata a vivere, a produrre, a sognare. Ma non tutti sono capaci di sognare. Non tutti sono capaci di saltare su un treno in corsa. C'è un mondo che si agita nelle periferie, nei vicoli, dietro finestre dai vetri rotti e dalle tende sudice e strappate. Periferia di Torino. Anni 70. L'LSD si trova facilmente in giro. Giudice, per sopravvivere, si arrangia. Aiuto barista. Fattorino. Aiuto tipografo. Camionista. I colleghi lo chiamano il mulo del volante. È capace di viaggiare senza sosta per intere giornate. È in questi anni che ha i primi problemi con la giustizia. Piccoli furti, detenzione abusiva di armi, diserzione dal servizio di leva. Ascolta musica country e legge, soprattutto libri di storia, ma anche tanti giornali a fumetti. Tutti pornografici. Il 29 agosto 1871, verso mezzogiorno, la 19enne Maria Previtali fu raggiunta da Vincenzo Verzeni.
trascinata in un campo coltivato a grano, scaramentata a terra e afferrata per la gola. Vincenzo allentò per un attimo la presa, per vedere che nessuno fosse nelle vicinanze. La ragazza riuscì a svincolarsi, alzandosi di scatto, e ottenne con accorate preghiere che la lasciasse andare. Come Verzeni, più di 100 anni dopo, Giancarlo Giudice ha strangolato la gran parte delle sue vittime. Anche per lui faceva poca differenza che fossero attraenti. Anche lui, almeno qualcuna, l'ha lasciata libera di vivere. Giudice è un uomo violento. Aggredisce, violenta, minaccia. Ma non sempre ha ucciso. Margherita Bau, una donna sola che viveva al primo piano di via Travero. E la sua dirimpettaia. Giudice irrompe in casa della donna da una finestra. Indossa un passamontagna. Ha una pistola. Gliela punta contro. Vuole violentarla. Prima però si toglie il passamontagna. Così lei lo riconosce. È il suo vicino. Poi la violenta. Dopo aver abusato di lei, Giudice si aggira per la casa. Tocca tutto, quasi a voler marcare il territorio. Le mostra i proiettili. Vuole farle vedere che faceva sul serio. Se ne va. E le promette di lasciarla in pace. Due settimane dopo, però, sente la vicina aprire la porta. Spinge la donna dentro casa. La violenta un'altra volta. Un'altra donna sfugge alla furia omicida di Giudice. Lidia Geraci, una prostituta della zona delle Molinette. È il 6 marzo 1984. Quando mi sono alzata per rivestirmi, l'ho visto venirmi addosso con gli occhi sbarrati. Mi ha afferrata per il collo, stringendo le mani e cercando di violentarmi. È diventata una belva, tirando fuori una forza incredibile. Non riuscendo a bloccarmi, ha preso una pistola da un cassetto. Me l'ha puntata addosso dicendo: adesso ti ammazzo. A quel punto, piangendo, l'ho supplicato di non farlo perché avevo 3 figli che mi aspettavano a casa. Ed è stato allora che lui è cambiato di colpo. È rimasto un attimo immobile, poi ha scaricato la pistola. Mi disse che era la prima volta che gli succedeva con una ragazza giovane. Lidia si salva, ma lo denuncerà. Giudice viene arrestato e resta in carcere per 6 mesi, dall'aprile al settembre del 1984. Una volta si chiamavano psicopatici, soggetti incapaci di provare emozioni. Per gli psicopatici gli altri non sono persone, ma soltanto oggetti da sfruttare. Così è più facile controllare i rapporti, senza il fastidio dei sentimenti. Perché lo psicopatico ha paura dei sentimenti, non li sa gestire, teme di poterne essere travolto e allora li trasforma in una totale indifferenza. Anche quando aggredisce o uccide, è essenziale che la vittima resti sempre un oggetto.
Se anche solo per un momento la vittima si vestisse di una qualche umanità, allora irromperebbero le emozioni, il caos. Per questo Lidia si salva. L'istinto la porta a parlare dei suoi tre figli. Lidia è una mamma, come lo era stata Lucia, e lui, Giancarlo, aveva tanto amato la sua mamma. Emozione, confusione e un cadavere in meno sul conto di Giancarlo Giudice. Posso dire che fui io personalmente a modificare una pistola giocattolo, fabbricando quel castello con le quattro canne. Le inserii sull'arma giocattolo, dopo aver eliminato la canna originale. Feci il lavoro con un trapano che ora non ho più. Utilizzai un calibro che dovrebbe trovarsi ancora a casa mia. L'anima di quelle canne è sicuramente liscia. Non avevo alcuno strumento per filettarla e farla diventare una canna normale. Provai poi quest'arma così costruita andando in campagna. Per la paura che mi scoppiasse in faccia, la legai ad un albero. Alzai il cane, legai un cordino al grilletto e mi allontanai portandomi dietro la funicella. Da lontano esplosi il colpo corrispondente ad una canna. Poi ripetei l'operazione per altre tre volte. Quanto alle munizioni, provengono da un furto in una casa vicino a Mongrivello. Una pistola artigianale. Con questa pistola, Giancarlo Giudice uccide due volte Maria Rosa Paoli e Maria Galfredi. Mi pare che facesse ancora freddo, ma era già quest'anno. Uccisi una prostituta, una che avevo già visto. Ci recammo in una via chiusa nella zona tra il CTO ed il Sant'Anna. Aveva un reggiseno a fiori, veramente volgare. Prima ancora di iniziare il rapporto, quando si era appena tolta le mutandine, le sparai un colpo. Ricordo che indossava un cappotto nero. Dopo averla uccisa, ho fatto retromarcia. Ho preso corso Unità d'Italia, poi la tangenziale e sono uscito in corso Grosseto. Sono andato nello stesso posto dove avevo buttato il cadavere di addolorata Benvenuto. Lì dove c'era una baracca. Misi il corpo su un divano e diedi fuoco a tutto. Iniziai ad appiccare le fiamme dall'imbottitura del divano con un accendino. Certo, Giudice ha una storia drammatica alle spalle. Un padre alcolista, una madre adorata e morta giovane, anni trascorsi in collegio, vittima di piccoli e grandi soprusi. E poi una matrigna, odiata fin dal primo istante. Una donna che ha osato prendere il posto della sua mamma. Gli esperti della mente direbbero che ha subito un grave trauma abbandonico. Ma tutto ciò non basta per dire che è pazzo, che non ha avuto la possibilità di comportarsi diversamente, di non uccidere. Una complessa e ambigua personalità. La prima perizia psichiatrica viene affidata a un collegio di esperti. Secondo loro, la personalità di Giancarlo Giudice è caratterizzata da caratteropatia nevrotica. Uno stato che non implicherebbe però l'infermità mentale al momento dei delitti. Successivamente, una seconda analisi viene affidata ad altri psichiatri. Questi psichiatri individuano una differente motivazione per gli omicidi.
Giudice sarebbe affetto da nevrosi del carattere costitutiva di un'organizzazione patologica della personalità. In una parola, è infermo di mente. Le sue sono uccisioni rituali, simboliche. Ogni volta che uccide, Giudice immagina di uccidere la matrigna. Ma non basta. Nel tentativo di comprendere a fondo la mente dell'assassino, viene commissionata una terza perizia. Anche questa perizia, come la prima, esclude l'infermità mentale. Giudice è mosso dal piacere di uccidere. Lo ha scoperto dopo il primo omicidio. Tre conclusioni diverse per uno studio sulla stessa mente. Giudice era capace di intendere al momento degli omicidi? O soffriva di una qualche psicosi? La linea divisoria è una linea quasi impalpabile, per cui a un certo momento poniamo la profonda esigenza che l'uomo ha della relazione con l'altro attraverso la sessualità, attraverso l'eros, si trasforma progressivamente in quel vizio capitale che si chiama la lussuria, che è la riduzione dell'altro semplicemente ad oggetto. Ecco, proviamo a immaginare sempre questa sorta di oscillazione di un pendolo. Si parte dalla necessità del cibo e lentamente si arriva all'orgia, al peccato di gola, che è la deviazione di un'esigenza primaria della persona. Quindi esiste una misteriosa linea d'ombra che oltrepassiamo non con un salto, non con una scelta radicale, ma probabilmente in maniera lenta e insensibile. In me convivono due Giancarli, uno che se ne sbatte e uno che rimugina di farla finita. Vedremo che Giancarlo vince. In Giancarlo Giudice non c'è nulla che lo faccia sembrare pazzo. A parte, naturalmente, i delitti atroci che ha commesso. Il comportamento in carcere, in attesa del processo, è quello di una persona depressa, che accarezza l'idea del suicidio. Ma in questo non c'è nulla di patologico, dato che si tratta di un pluriomicida che rischia di passare tutta la vita dietro le sbarre, senza nessuno ad aspettarlo fuori dalle mura. Mi merito la pena di morte. Le ho uccise tutte io. 16 marzo 1989, Corte d'Assise di Torino. Si apre il processo contro Giancarlo Giudice. Giudice, nel frattempo, passa da Reggio Emilia al carcere di Torino, poi al manicomio di Pisa. Infine, nel carcere di Ivrea. È depresso. Passa intere giornate sdraiato sul letto, senza far nulla, coperto fino al mento dal lenzuolo. Tenta il suicidio, impiccandosi nel carcere di Pisa. Vive praticamente in costante isolamento. Non si presenta mai in aula. Si age in siero della matrigna. Durante il processo, spesso vengono ricordate le parole dell'imputato. Se avessi potuto evitare di essere arrestato, sarei andato avanti ancora a lungo. Forse fino alla fine della mia esistenza. Il pubblico ministero chiede 30 anni di carcere, più 3 da scontare in un manicomio criminale. Ma la Corte decide, in base all'articolo 73 Codice Penale, la condanna di Giancarlo Giudice all'ergastolo, non riconoscendo il vizio parziale di mente. La sentenza è stata pronunciata il 22 marzo 1989
alle 3 del pomeriggio, in un'aula quasi deserta. Vuota la gabbia dell'imputato. Presenti soltanto il pubblico ministero e l'avvocato difensore. Il dilemma normalità-follia ha tenuto inchiodata la corte per 5 ore in camera di consiglio. Ma alla fine è prevalsa l'opinione secondo cui Giancarlo Giudice è sano di mente. In quella stessa estate del 1989, Giudice, durante l'ora d'aria, aggredisce e tenta di strangolare una guardia del carcere di Ivrea. Senza motivo apparente. 6 novembre 1989. La Corte d'Appello di Torino riconosce a Giudice la semi-infermità di mente e condanna il mostro di Torino alla pena di 30 anni di reclusione, più altri 3 da scontare in un manicomio criminale. Ci sono volute 3 perizie per arrivare a una conclusione. Vizio parziale di mente e pericolosità sociale. Ma qualcuno degli esperti che lo ha esaminato è rimasto deluso per la decisione finale. Ha detto che i giudici dell'appello sono caduti nell'errore di collegare la follia alla gravità degli atti commessi. Giancarlo Giudice è un serial killer particolare. Nell'uccidere prostitute non ha mai mostrato un movente sessuale. Mai si è lasciato andare ad atti di violenza particolare, a mutilazioni genitali. Anzi, in alcuni casi gli bastava l'atto dello strangolare per raggiungere lo scopo e allora interrompeva il rapporto, si staccava dalla sua vittima. Come Vincenzo Verzeni, 100 anni prima di lui. Uccidere per Giancarlo voleva dire distruggere l'oggetto odiato, la matrigna, simbolicamente incarnata nella vittima di turno. I suoi delitti non sono mai stati pianificati nei dettagli, ma lui portava sempre con sé l'occorrente, le armi, gli asciugamani per ripulirsi. Se non uccideva, e molte volte non lo ha fatto, nonostante ne avesse l'occasione, è solo perché non ne aveva voglia, non ne sentiva l'urgenza. Perché a volte Giancarlo Giudice si è spinto fino al confine, ma non ha superato il limite. ...25 ottobre 2008. Dopo 22 anni di carcere, Giancarlo Giudice è stato scarcerato. È stato dimesso dal manicomio criminale di Reggio Emilia. Ma è considerato un uomo malato. La sua nuova vita è protetta dal segreto. Probabilmente Giudice è tenuto ancora sotto stretta sorveglianza. Tutti prima o poi mi vengono a chiedere perché l'hai fatto. Anche l'altro giorno era venuto il professore di Reggio Emilia con i suoi 2 assistenti a trovarmi. E sono molto gentili. Ma anche loro a un certo punto vengono fuori con la battuta perché? Io non sopporto questo. Anche perché io non so bene cosa rispondere.